Buonasera e benvenuti ad Acque Alte. Apriamo questa puntata sulle immersioni nei laghi alpini dai 2470 metri del lago del Gran San Bernardo. La meteo oggi purtroppo non ci aiuta, ma la logistica e l'organizzazione era già stata messa in moto, per cui non abbiamo potuto rimandare. François, anche oggi vi aspetta un lavoro di esplorazione e di studio sul fondale di questo lago. Sì, anche proseguiamo con il lavoro fatto in associazione con il consorzio pesca della Valle d'Aosta, e oggi ci aspetta un lavoro particolarmente difficile visto le condizioni climatiche che troveremo non solo sott'acqua, ma che troveremo anche all'esterno, quindi soprattutto in uscita quando uno sarà bagnato, sicuramente questo freddo, sperando che non si alzi ancora il vento, però sicuramente l'acqua non aiuta nella vestizione e soprattutto nella svestizione sul successiva. Il lavoro con il consorzio pesca sarà un lavoro di rilievo principalmente del fondale, che è quello che non si conosce, quindi cercheremo di capire se ci aspetta un fondale fangoso o se ci sarà della vegetazione, della roccia, qualcosa noi supponiamo, però bisognerà andare a toccare con mano qualcosa ci sarà sott'acqua. Cercheremo di rilevare anche la presenza ittica, sappiamo che cosa è stato immesso nel lago, ma non sappiamo che cosa è riuscito a diventare grande, che cosa si è sviluppato e come, quindi noi andremo a cercare anche queste presenze ittiche. Allo stesso tempo faremo un rilievo del fondale fatto a punti successivi, quindi andremo a 5 metri, a 10 metri, a 15 metri, a 20 metri. Il consorzio pesca utilizzerà poi questi dati che noi restituiremo per il proprio archivio e per i lavori futuri che dovranno svolgere, per le missioni e tutto quello che dovranno fare in questo lago. Dall'immersione di oggi ci aspetteremo certamente un insieme di dati che sono interessanti sia per il consorzio pesca che per altri usi. Sono quelli di andare a verificare la profondità eventualmente del lago, la temperatura, la consistenza del fondo e vedere se ci sono, dove sono concentrate le popolazioni di fauna ittica, e vedere anche che tipo di fauna ittica è immessa. Il lago è un lago internazionale perché scorre il confine sia svizzero che italiano. La parte italiana è la parte minore in rapporto alla parte svizzera. La pesca è chiusa perché questo lago ci sono delle norme sia svizzere per il loro territorio e per il nostro, per cui l'interesse del consorzio invece è andare a verificare che tipo di consistenza è un lago 2400 metri e come si potrà andare a comparare con altri laghi della stessa altezza o similare. Il consorzio pesca non, purtroppo a oggi non ha nessun dato sui laghi alpini, per cui avendo cominciato questa campagna è mirata per avere la conoscenza di almeno 20 laghi della Valle d'Aosta, per poi andare a fare delle analisi e valutazioni sia per le emissioni e sia fare un insieme di valutazioni per vedere anche che tipo di fauna ittica può resistere o può avere dei risultati. Daniele, siamo a 2470 metri di quota, parliamo un attimo delle problematiche legate alle immersioni in altura. In acqua non è che ci sia un grandissimo problema se non con la temperatura decisamente bassa. E quando usciamo dall'acqua che potrebbero presentarci delle problematiche? Questo lago in particolare non è una pozzanghera come altri laghi, presenta delle profondità già, non dico impegnative, ma non trascurabili a queste quote, per cui è necessario trascorrere un certo periodo che abbiamo di decompressione preventiva a una profondità vicina alla superficie, decisamente più vicina alla superficie di quella che si usa normalmente a quote inferiori o al mare, perché quando siamo in montagna la pressione ambiente in superficie è decisamente inferiore di quella che abbiamo al mare, per cui mentre sott'acqua la differenza può essere variata
semplicemente stando un metro più in giù o un metro più in su e si arriva ai livelli del mare, non c'è problema. Quando usciamo non è possibile avere questo sbalzo, per cui bisogna purificare di più il nostro organismo dell'azoto che abbiamo immagazzinato durante l'immersione. Il tempo odierno è rappresentativo del clima del Colle Gran San Bernardo. È infatti un posto molto piovoso. Abbiamo più di 2300 mm di media di precipitazione annue, quattro volte quanto fa d'Aosta, 580 mm. Il colle è piuttosto elevato, siamo quasi a 2500 metri e infatti le temperature medie annue sono di mezzo grado sotto zero. È comunque il colle più basso in tutto questo tratto delle Alpi Pennine, in cui le montagne formano una barriera costantemente sopra i 3000 metri. Questo colle è il passaggio più comodo per mettere in comunicazione la Valle d'Aosta e il Vallese, e per questo motivo è stato frequentato, utilizzato sin dall'antichità. Abbiamo trovato dei resti che ci testimoniano scambi già nell'età del bronzo, proprio tra i due versanti delle Alpi, e la grande somiglianza tra i resti di Saint-Martin de Corléans e del sito del Petit Chasseur a Sion ci testimoniano di un sicuro scambio già in epoca nel Neolitico. I Romani, appena conquistata la regione all'inizio dell'età imperiale, costruiscono una strada che varca le Alpi proprio qui e di cui qui vediamo dei resti davvero spettacolari. Alle mie spalle c'era un Amanzio e un tempio dedicato a Giove Pennino, una divinità che aveva assimilato, con un tipico sincretismo latino, il dio Pen celtico. Qui abbiamo tracce proprio di passaggi, abbiamo delle monete che venivano lasciate proprio dai viaggiatori e dai mercanti che attraversavano questo colle. Il colle è rimasto una via importantissima per tutto il Medioevo e sostanzialmente fino ad oggi. Nel Medioevo il colle era frequentato, oltre che da mercanti, eserciti, papi, imperatori, anche da tanti pellegrini, perché questa era proprio una delle diramazioni della cosiddetta via francigena o via romea, che portava i pellegrini dal nord Europa verso i luoghi santi. Proprio qui al colle, attorno al 1000, viene eretto un ospizio fatto costruire da San Bernardo. San Bernardo, arcidiacono di Aosta, non era, come spesso viene indicato, un nobile, non era Saint Bernard de Menthon. Questa è un'aggiunta cinquecentesca, un evidente falso storico. Questo ospizio faceva parte di tutta una serie di ospizi che lungo tutta la Valle d'Aosta fornivano ospitalità ai pellegrini, tectum, panem, vinum et ignem, a tutti i viandanti. Ragazzi, allora, facciamo due gruppi. Partiamo, siamo un gruppo Fabio, Pole ed io, un gruppo siete voi tre. Facciamo due percorsi diversi. Il primo, magari partite voi, prendete il centro del lago puntando direzione quel nevaio, prendete la massima profondità e poi magari tornate in senso orario. Noi partiamo a destra, scendiamo con la parete, tenendo sempre parete a destra, andiamo anche noi a cercare la massima profondità che dovrebbe essere a ridosso di queste rocce, noi invece giriamo in senso antiorario cercando di tornare dal centro del lago. Tutti e due i gruppi, scendiamo 5 metri, 10 metri, 15, 20 e 25 se lo troviamo, ogni 5 metri ci fermiamo, rileviamo il fondale, quello che troviamo, le eventuali presenze ittiche, la vegetazione. Quindi questi sono i dati che vanno poi riportati per il consorzio. Ci ricordiamo di farlo anche al rientro, quindi poi quando siamo da 20, 15, 10 e 5, in modo che il percorso sia tutto tracciato. Sono già decisamente più di 2 ore che siamo su, non ci dovrebbero essere problemi per l'acclimatamento. Comunque siamo a oltre 2400 metri, sfioriamo i 1500, per cui cerchiamo di non andare eccessivamente fuori curva. Se dovessimo andarci, comunque in ogni caso
parecchio tempo, intorno ai 2 metri prima di uscire. Mi raccomando, in questo lago, come in tutti i laghi che abbiamo visto, laghi alpini e non alpini che abbiamo visto, ci sarà un fondale sicuramente limaccioso, fango, per cui controllo dell'assetto estremo, assetto anzi anche sì direi leggermente positivo, per evitare assolutamente di sollevare sospensione. Probabilmente si potrebbe trovare il barchino che è stato affondato negli anni 40, che era dei proprietari dell'hotel Italia. Potrebbe essere anche interessante quello, e poi vedere le varie profondità. Sarà interessante invece andare a verificare lo stato dei salmerini, perché i salmerini negli ultimi 6 anni sono stati messi dei salmerini anche in misura piccolissima, per cui hanno avuto uno sviluppo e probabilmente si saranno riprodotti. Oltre poi andare eventualmente a identificare le popolazioni di trota iridea, di trota fario, e probabilmente ci potrebbe essere qualche marmorata. È solitamente chiusa la pesca qui? Qua è sempre chiusa la pesca, viene soltanto aperta 2 volte all'anno per 2 manifestazioni fatte in collaborazione con gli svizzeri. Con gli svizzeri ci sono 50 concorrenti italiani, 50 concorrenti svizzeri, vengono fatti nel mese di agosto e nel mese di luglio. Per quanto riguarda le trote, immaginate che sia più facile trovarle alle basse profondità, oppure è più facile trovarle verso riva, dove magari l'acqua non è proprio così fredda? Le profondità che ottimale sarebbero sui 7-8 metri, e poi bisogna vedere soltanto le temperature a che livello sono, perché loro normalmente stazionano sui 7-8 metri e sono sempre molto più vicine verso le rive, non certamente verso il centro del lago. Mi raccomando, controllo l'attrezzatura, bombole aperte, gavo chiuso bene, guardiamoci l'un l'altro, perché sott'acqua è veramente difficile guardarsi qua. Comincio ad andare in là, ci vediamo punto di partenza.
Dal 1000 gli abitanti di Saint-Rémy godettero di un particolare privilegio, il diritto esclusivo di esercitare l'accompagnamento dei viaggiatori da Aosta fino al colle. Era la cosiddetta Vierie du Monjou. Gli abitanti quindi accompagnavano con i muli o a piedi proprio i viaggiatori, i commercianti, i mercanti che attraversavano il colle. Dal 1627 questo diritto venne invece trasformato in una esenzione dal servizio militare e una specie di servizio civile svolto proprio dagli abitanti di Saint-Rémy, che rimase questo privilegio fino al 1915, fino alla Prima Guerra Mondiale, e ufficialmente venne abolito solo nel 1927, tre secoli dopo la sua istituzione. Indubbiamente il viaggiatore più illustre che ha attraversato il Gran San Bernardo è stato Napoleone, che attraversa il colle il 20 maggio del 1800 a comando di un'armata di 40.000 soldati. Era nel 1800, quindi c'era ancora sicuramente molta neve, al punto che i cannoni, per essere trasportati, vengono proprio racchiusi tra tronchi d'albero tagliati. Napoleone dovrà poi penare 15 giorni per superare la stretta di Bar, ma vittorioso a Marengo riconquisterà tutto il nord Italia. Dal punto di vista geomorfologico si osservano qui diversi grossi corpi di frana. Questo è abbastanza frequente qui in montagna, soprattutto sono stati grandi frane che sono originate dopo l'ultima glaciazione, quando è venuto a mancare il sostegno di queste grandi masse di ghiaccio, le montagne sono spesso collassate formando enormi frane. Profondità abbiamo trovato i 9 metri, scarsa presenza ittica, molta sospensione, poca visibilità e poca luce vista la giornata. Abbiamo fatto una bella immersione, però abbiamo trovato subito una difficoltà che è stata quella della sospensione. C'erano tante particelle del fondale sospese nell'acqua e quindi appena siamo entrati non si vedeva nulla, si faceva difficoltà anche a vedere il fondale. Abbiamo dovuto prendere un pochettino largo per iniziare a vedere qualcosa. Il fondale è un fondale melmoso, sembra quasi farina, il braccio penetra completamente nel fondale e questo fondale si mantiene costante per tutto il lago. C'è qualche piccola roccia qua e là, ma la costanza è quella di avere un fondale melmoso. Abbiamo fatto un giro, abbiamo preso una massima profondità intorno ai 9 metri. Presenza ittica scarsa, ma anche dovuta al fatto che non c'era una visibilità che consentisse di poter vedere a 4-5 metri cosa succedeva, quindi probabilmente i pesci se ne andavano prima che arrivassimo noi. Abbiamo trovato qualche presenza animale, ma di animali già deceduti in fondo sul fondale. Ecco, noi ci aspettavamo invece che ci fosse più visibilità e ci fosse la possibilità di andare a verificare il risultato dei salmerini che sono stati messi in stadi giovanili 5 anni fa, per cui erano già ad uno sviluppo interessante. Ma sì, onestamente ci aspettavamo anche noi di poter vedere qualche pesce, qualche trota. La temperatura era sui 6 gradi, dai 6 ai 4 gradi, però la profondità avrebbe sicuramente consentito di poter vedere qualche trota, ci fosse stata la visibilità che però non c'era. Abbiamo fatto l'immersione come da programma, con la bussola ovviamente perché sotto non ci sono punti di riferimento. Purtroppo il lago non offre
punti particolari con una profondità importante, è abbastanza piano, il fondo è limaccioso, poca vegetazione, qualche erbetta sul fondo, ma poche cose. Come tutti i laghi alpini, le voci che girano sono diverse e disparate. Si parlava di questo lago che raggiungesse una profondità intorno ai 20 metri. Purtroppo non abbiamo trovato nessuna zona rocciosa o fonda, il fondo è abbastanza piatto sui 9 metri, che comunque per la quota a cui siamo è una profondità importante. La parte svizzera presenta qualche zona più rocciosa, ma purtroppo non abbiamo visto pesci, pare che siano ancora più in là.